Catturato dalla polizia un rapinatore seriale accusato di almeno 6 colpi in supermercati bolognesi. L'uomo è stato individuato grazie ai filmati delle telecamere che mostrano anche l'indifferenza della gente che assiste alla rapina. Carlo Giovanardi boccia le due associazioni gay che vogliono entrare nella consulta per la famiglia di Bologna. È una richiesta di una minoranza che non rappresenta il mondo omosessuale, dice il ministro, che aggiunge è solo una battaglia ideologica. Non siamo rottamatori, vogliamo ricostruire l'Italia, così i giovani esponenti del PD a Bologna per l'iniziativa Il Nostro Tempo, organizzata da Pippo Civati e Deborah Serracchiani. Non ce l'ha fatta la bimba nata il 6 settembre all'ospedale di Bentivoglio con gravi lesioni cerebrali. La piccola è morta questa mattina. Per i 4 medici indagati l'accusa ora è di omicidio colposo. Calcio, Bologna in campo domani sera contro la Lazio, alla ricerca della prima vittoria al Dall'Ara. Per il basket, super sfida dal sapore antico tra Milano e Virtus, match trasmesso in diretta esclusiva su ETV a partire dalle 18. Buonasera, benvenuti a ETG Bologna. In apertura oggi la cronaca, perché un rapinatore seriale accusato di almeno 6 colpi in supermercati di Bologna è stato arrestato dalla polizia, che lo ha individuato attraverso i filmati delle telecamere di sicurezza. Dagli stessi filmati emerge però, ed è questa forse la cosa più eclatante, un'altra cosa, la semi-indifferenza della gente che assiste alla rapina. Allora vediamo queste immagini, vediamo il servizio curato da Federico Balletti. Il rapinatore fa irruzione nel supermercato, a viso scoperto e con in mano un coltello da cucina. Prende alle spalle la cassiera e le punta l'arma alla gola chiedendole l'incasso. Molti dei clienti si accorgono di ciò che sta succedendo. Qualcuno sembra fermarsi come paralizzato, poi arretra. Qualcun altro fa l'indifferente e si allontana fino a nascondersi dietro gli scaffali, in fondo. Un'anziana resta ferma vicino alle casse. Un altro signore raccoglie i sacchetti con la propria spesa e poi esce dal negozio. Nessuno interviene. Nessuno, soprattutto, chiama le forze dell'ordine. Accade a Bologna, al discount Ecu di via Calabria, preso di mira da un rapinatore seriale che ora, dopo una serie di colpi in vari supermercati della città, è stato catturato dalla polizia. Francesco Ebro, 36 anni, napoletano già con precedenti, è stato identificato dalla squadra mobile grazie all'analisi attenta di questi filmati incrociati con le fotografie già presenti nella banca dati delle forze dell'ordine. È accusato di 6 rapine, 2 all'Ecu di via Calabria, a cui si riferiscono queste immagini, il 25 luglio e il 4 agosto, con un copione praticamente identico. Porterà via 1.000 euro la prima volta e 800 euro la seconda. Nello stesso periodo colpisce 2 volte anche al Plenty Market di via Maseo, una al Super Day di via Calabria, un'altra alla Despar di via del Lavoro, l'unica rapina che fallisce per la reazione della cassiera che lo fa scappare a mani vuote. Gli investigatori lo hanno rintracciato in via Cleto Tomba, sempre nella stessa zona, a casa di un conoscente che lo ospitava. Secondo la polizia era un soggetto pericoloso. Faceva le rapine per comprarsi la droga e quasi sempre agiva sotto l'effetto della cocaina. Si tratta di un soggetto compulsivo, seriale, riteniamo pericoloso in quanto disperato e pronto a tutto, effettuava rapine con coltello da cucina, in alcuni casi si è finto cliente, quindi acquistando ancora addirittura dei generi alimentari. Sì, quello che notiamo nei filmati è che molto spesso, in alcuni casi forse la clientela un po' impaurita, rimane un attimo immobile di fronte a questi episodi e quindi le chiamate al 113 in alcuni casi sono state tardive, ma insomma è compito nostro quello di prevenire e reprimere i reati. La collaborazione dei cittadini è importante, ma non di certo pretendiamo che il cittadino debba intervenire in prima persona, in prima battuta, rischiando anche per la propria incolumità per bloccare un rapinatore. In un caso però, e questo mi sento di dirlo, ringrazio pubblicamente a nome della Polizia di Stato la cassiera di un supermercato, con grandissimo coraggio ha reagito e è riuscito a far desistere il rapinatore dai suoi intenti. Non ce l'ha fatta la bimba nata il 6 settembre all'ospedale di Bentivoglio in provincia di Bologna con gravissime lesioni cerebrali dopo che alla mamma, una bolognese di 27 anni, era stato asportato l'utero. La piccola è morta stamani all'ospedale Maggiore dove era stata trasferita subito dopo la nascita. Sulla vicenda la procura aveva già aperto un'inchiesta per lesioni, mentre ora il reato ipotizzato diventa omicidio colposo a carico dei 4 medici che hanno seguito la 27enne. L'ospedale di Bentivoglio, come ricorderete, è da qualche
tempo nella bufera dopo alcuni gravi episodi che si sono verificati negli ultimi anni sempre nel reparto di ostetricia e ginecologia. Un altro decesso è avvenuto ai primi di ottobre quando è morta una donna di 33 anni poco dopo aver partorito con cesareo in anestesia generale. Oltre alle inchieste in procura ci sono un'indagine interna dell'azienda sanitaria e una della commissione d'inchiesta sull'efficienza del Servizio Sanitario Nazionale avviata dopo una serie di eventi sentinella avvenuti nel reparto negli ultimi anni. Voltiamo pagina, quella delle due associazioni gay che vogliono entrare nella consulta per la famiglia del Comune di Bologna è solo una battaglia ideologica e non contro la discriminazione. A dirlo è Carlo Giovanardi, sottosegretario alla presidenza del Consiglio a margine della convention, di una convention che si è svolta questa mattina organizzata da Confabitare. Vediamo il servizio. La richiesta delle due associazioni gay di entrare nella consulta per la famiglia del Comune di Bologna è una battaglia di una minoranza del mondo gay, un mondo che non rappresenta la maggioranza degli omosessuali. Con queste parole il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega alle politiche familiari Carlo Giovanardi, a margine di un convegno dell'Associazione dei proprietari immobiliari Confabitare, boccia la proposta delle due associazioni che vogliono fare il loro ingresso nella consulta di Palazzo D'Accursio. Qui si trasferisce tutto in una battaglia ideologica e non in una contro la discriminazione, dice Giovanardi, una richiesta che il sottosegretario alla famiglia giudica simile a quella di sposarsi, un'altra battaglia ideologica che richiederebbe un cambiamento della Costituzione. Detto questo, prosegue Giovanardi, io continuo a dire che le persone, qualunque orientamento sessuale abbiano, debbano essere trattate in maniera uguale agli altri, devono avere pari diritti anche sul luogo di lavoro, senza discriminazioni, visto che l'articolo 3 della Costituzione pone tutti sullo stesso piano ed è giustissimo, conclude Giovanardi. E alla convention di Confabitare è intervenuto anche l'assessore comunale alla casa Riccardo Malagoli, che al microfono di Francesco Spada ha parlato di infrastrutture, in particolare del fallimento di tutta l'operazione Civis, terminata come sapete con lo stop ai lavori. Purtroppo in Italia abbiamo un difetto grandissimo tutti, che per raggiungere un risultato ci mettiamo come minimo due lustri. Allora, se dicevamo prima che due anni fa non è più la stessa cosa oggi, figuriamoci quando noi andiamo ad attuare piani che vengono dal passato con una forte criticità già iniziale, un forte contrasto iniziale, chiaramente con l'andare del tempo le cose non migliorano. Però devo dire che la Giunta di Bologna ha preso questa decisione sicuramente non a cuore leggero. Qui ci sono in gioco posti di lavoro, ci sono in gioco infrastrutture importanti per Bologna, però bisognava anche uscire da questa impasse per cui non si sa se il tram può circolare, non si sa se i lavori vengono finanziati dal Ministero. Quindi il Comune di Bologna non ha rinunciato a questo, ha detto fermiamoci un attimo e facciamo chiarezza prima di fare altri investimenti che potrebbero incidere solo sulle casse comunali senza le necessarie coperture. Ma sulle motivazioni e sui contenuti dell'appuntamento organizzato da Confabitare, un appuntamento tenutosi, lo ricordo, in mattinata all'Hotel Savoia, sentiamo il presidente dell'Associazione dei Proprietari Immobiliari, Alberto Zanni. L'obiettivo è quello di far sentire a tutti i livelli, a tutte le istituzioni, quello che è il parere e il pensiero della nostra associazione, cioè la linea di Confabitare. Cioè quello di dire quali sono i nostri progetti, quali sono le nostre richieste, a partire dal governo con il sottosegretario Giovanardi, e il ramo del Parlamento, il senatore con il senatore Mugnai per quanto riguarda la riforma del condominio, la regione per quanto riguarda la riqualificazione energetica e il comune per le politiche abitative. Quindi diciamo, Confabitare vuole essere presente a tutti i livelli per portare la voce dei proprietari. Siamo adesso alla politica, ha preso il via questa mattina a Bologna la due giorni della convention democratica Il Nostro Tempo, convention promossa da Pippo Civati e Deborah Serracchiani, rispettivamente consigliere regionale della Lombardia ed eurodeputata del PD. Sotto ad un tendone con 700 posti a sedere, posizionato in Piazza Maggiore, si sono dati appuntamento i cosiddetti ex rottamatori. A dare il via ai lavori è stato un duetto ad alto ritmo tra i due giovani esponenti democratici. Nel successivo
successivo intervento di coppia sono arrivati sul palco il sindaco di Bologna, Virginio Merola, insieme al segretario regionale del PD, Stefano Bonaccini. Alla convention sono arrivati oggi anche la democratica Rosi Bindi, il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, dell'Italia dei Valori. Si è visto anche Matteo Richetti, esponente emiliano-romagnolo dell'altra corrente dei giovani del PD, quella che fa capo a Matteo Renzi. Con lui l'appuntamento è invece per la prossima settimana a Firenze. E Bologna è davvero crocevia del Partito Democratico in questi giorni. Ieri sera è arrivata a Bologna anche la capogruppo del PD al Senato, Anna Finocchiaro, per partecipare ad un convegno sulla lotta alla corruzione. Vediamo il servizio di Giuseppe Pilloni. Ecco, Anna Finocchiaro questo weekend, Civatti e la Serracchiani fanno questa manifestazione, chiedono un rinnovamento del partito, dicono anche ad Alema Veltroni di farsi da parte. Lei cosa dice? Ma io penso che sia una espressione di grande vitalità di questo partito e che se noi fossimo capaci di vivere con libertà tutto questo, e dobbiamo esserlo, dovremmo pensare che questo è un partito dove ci sono giovani dirigenti politici che si propongono, che riescono a mettere insieme pezzi di paese che probabilmente altrimenti non si appassionerebbero né alla vicenda del Partito Democratico né alla vicenda del paese dal punto di vista politico. E quindi francamente non penso che da questo bisogna difendersi, al contrario. Poi personalmente penso che Deborah Serracchiani sia anche una ragazza molto in gamba. Renzi in gamba anche lui? Renzi lo conosco molto meno, ma immagino che a Firenze ci sarà anche lì un pezzo di mondo che altrimenti non sarebbe disponibile a mettersi in cammino insieme al Partito Democratico. Ecco, De Maria, un convegno qui per parlare di lotta alla corruzione, ecco, perché questa scelta? Io credo che questa sia una grande priorità per il Paese, lo è certamente nella programma del Partito Democratico. Oggi con personalità molto autorevoli presenteremo le nostre proposte con l'idea che combattere i fenomeni di corruzione, promuovere l'etica pubblica, la sobrietà, la serietà nelle istituzioni e nella società italiana sia un modo per cambiare il paese, per portare avanti quei principi di democrazia, di serietà, di legalità, di giustizia sociale che sono alla base dell'identità del Partito Democratico. Cambiamo argomento, meno auto, più turisti, almeno in Piazza Ravagnana, sotto le due torri. Per il momento è solo un'idea, ma l'assessore comunale alla cultura, Alberto Ronchi, si augura possa diventare una realtà. Vediamo il servizio di Gabriele Sciarra. La zona sottostante le due torri dovrebbe essere completamente pedonalizzata, liberata da auto, bus e motorini. È la sfida dell'assessore comunale alla cultura Alberto Ronchi, per il quale la scelta simbolo del mandato di questa amministrazione potrebbe essere proprio quella di allontanare ogni tipo di veicolo a motore dal monumento che rappresenta la città in Italia e nel mondo. Così come avviene a Pisa, argomenta Ronchi, l'area alla base delle due torri dovrebbe riempirsi solo di turisti pronti a salire su un monumento che permette di ammirare dall'alto l'intera città. Ronchi ammette la difficoltà della realizzazione della proposta, ma per Bologna, aggiunge, sarebbe una bella conquista e con un po' di buona volontà ci si può riuscire. L'amministrazione Merola ha già in programma la pedonalizzazione fino a Piazza Aldrovandi, lasciando però passare gli autobus dalle vie San Vitale e Strada Maggiore. Ronchi sposta con la sua proposta l'asticella un po' più su. Non è possibile che quei pochi turisti che si spingono alla base delle due torri, insiste Ronchi, siano circondati da un caotico carosello di bus, auto e motorini. Sarebbe bello, conclude, se lì si riuscisse a realizzare un'area più ampia, davvero chiusa al traffico. Si è tenuto ieri sera nella Basilica di San Luca a Bologna l'incontro del Cardinale Carlo Caffarra con i giovani della diocesi. Erano presenti centinaia di ragazzi di parrocchie, associazioni e movimenti. Il Cardinale ha tenuto una catechesi intitolata La verità della creazione. Tra i tanti temi trattati, l'Arcivescovo ha spiegato che la persona umana è il vertice della creazione, organizzata da Dio in modo gerarchico. Di essa fanno parte le cose visibili ed invisibili e tra queste ultime ci sono gli angeli, persone puramente spirituali che hanno il compito di aiutarci e proteggerci. Ci fermiamo, c'è la pubblicità, torniamo tra poco.
Di nuovo in studio con ETG Bologna. Prima di andare avanti con il nostro notiziario andiamo a rivedere il sommario. Catturato dalla polizia un rapinatore seriale accusato di almeno 6 colpi in supermercati bolognesi. L'uomo è stato individuato grazie ai filmati delle telecamere che mostrano anche l'indifferenza della gente che assiste alla rapina. Carlo Giovanardi boccia le due associazioni gay che vogliono entrare nella consulta per la famiglia di Bologna, una richiesta di una minoranza che non rappresenta il mondo omosessuale, dice il ministro, che aggiunge è solo una battaglia ideologica. Non siamo rottamatori, vogliamo ricostruire l'Italia, così i giovani esponenti del PD a Bologna per l'iniziativa Il Nostro Tempo, organizzata da Pippo Civati e Deborah Serracchiani. Non ce l'ha fatta la bimba nata il 6 settembre all'ospedale di Bentivoglio con gravi lesioni cerebrali. La piccola è morta questa mattina. Per i 4 medici indagati l'accusa ora è di omicidio colposo. Il calcio, Bologna in campo domani sera contro la Lazio alla ricerca della prima vittoria al Dall'Ara. Per il basket, super sfida dal sapore antico tra Milano e Virtus, match trasmesso in diretta esclusiva su ETV a partire dalle 18. E parliamo proprio di sport, cominciamo prima di parlare di basket e della nostra diretta, cominciamo dal calcio perché domani sera alle 20:45 sarà in campo il Bologna al Dall'Ara nel posticipo contro la Lazio che seguiremo appunto con solo calcio in onda al termine poi della gara della Virtus. Dopo il successo ottenuto a Novara, il tecnico rossoblù Stefano Pioli si affida ancora al 4-3-1-2, in avanti confermato Ramirez alle spalle di Acquafresca e Di Vaio. Sentiamo il tecnico rossoblù. Una squadra che gioca un buon calcio, preparata bene, allenata bene e con dei giocatori soprattutto nel tridente offensivo. Adesso al di là di come possa schierarsi domani, non so come si schiererà a inizio partita la Lazio per le mancanze che hanno in mezzo al campo, ma al di là di come si schiererà, tra i giocatori offensivi molto temibili. Detto questo, tra i giocatori importanti ce l'abbiamo anche noi. Mi induce a pensare che sarà una partita difficile sicuramente, ma che noi vogliamo interpretare in modo propositivo e in modo tra virgolette coraggioso. Quindi molto, molto rispetto, umiltà, ma anche assolutamente consapevolezza dei nostri mezzi e convinzione che noi possiamo sentire, sapere e volere che noi possiamo fare risultato anche contro un avversario importante come la Lazio. Io non ho gran voglia di giocare, perché è la prima partita in casa, perché devo dire la verità, sono rimasto favorevolmente impressionato dall'atteggiamento dei nostri tifosi Novara, perché ho visto una tifoseria molto vicina alla squadra che ha incitato nel pre-partita sia i singoli giocatori sia l'intera squadra in un momento difficile, e questo mi ha fatto un enorme piacere. Non è così facile trovare una tifoseria che nelle condizioni in cui tra virgolette eravamo, ma siamo ancora tuttora, così vicina, con così tanto calore, con così tanto passione come ci hanno fatto sentire domenica scorsa Novara i nostri tifosi. Quindi ho molto voglia di andare allo stadio e giocarmi la partita. E allora adesso parliamo di basket. Domani alle 18:15 ETV trasmetterà in diretta in esclusiva la partita fra Milano e Virtus, una grande classica del campionato di pallacanestro italiano. Su questa sfida sentiamo il coach delle V-Nere, Alessandro Finelli. Alessandro Finelli, partita storica, una classica del campionato italiano, quella fra Milano e Virtus. Cosa ti aspetti da questa gara? Sì, è una classica importante, andiamo a giocare contro una squadra che quest'anno ha fatto un salto di qualità con l'arrivo in panchina di Sergio Scariolo, un salto di qualità con la profondità che ha dato al roster grazie a un mercato molto importante, a partire da Fossis, Brusis, con l'arrivo di Danilo Gallinari, di Drew Nicholas, di Malik Heston, di Omar Cook. Giochiamo contro una squadra che ha, secondo il mio punto di vista, ridotto al lumicino il gap contro Montepaschi Siena e che si candida a essere un avversario per lo scudetto e si candida anche alle Final Four di Eurolega. Incontri anche una tua vecchia conoscenza, Scariolo. Sono molto grato a lui, che ho avuto la grande opportunità, molto giovane, avevo 26 anni, di fare da assistente
e quindi è stato importantissimo nel farmi fare un passo in avanti verso quello che è il mio attuale ruolo di capo allenatore. Tra l'altro quella è stata una stagione molto bella dal punto di vista dei risultati, e insieme a me c'era anche Luca Dalmonte, quindi rivisto a posteriori Sergio ha fatto anche un grande lavoro per far crescere due giovani allenatori. Cosa non ha funzionato nella tua squadra ad Avellino? Ad Avellino è stata semplicemente una partita giocata in determinate situazioni difensive molto soft, con alcuni errori proprio mentali di concentrazione, altri nella tenuta dell'uno contro uno, ma ormai questa è, diciamo, una partita che è stata analizzata, abbiamo fatto, ci auguriamo, i giusti apprendimenti, e immediatamente dal martedì si volta pagina, adesso c'è questa importantissima partita dove io mi aspetto di vedere dei passi in avanti anche rispetto a Roma, in modo da poter osservare che gli episodi di Avellino rimarranno episodi. Ci fermiamo per un'altra breve pausa pubblicitaria, tra poco. Di nuovo in studio, non ci sono notizie dell'ultima ora, allora rivediamo il sommario del nostro telegiornale. Catturato dalla polizia, un rapinatore seriale accusato di almeno 6 colpi in supermercati bolognesi. L'uomo è stato individuato grazie ai filmati delle telecamere che mostrano anche l'indifferenza della gente che assiste alla rapina. Carlo Giovanardi boccia le due associazioni gay che vogliono entrare nella consulta per la famiglia di Bologna. È una richiesta di una minoranza che non rappresenta il mondo omosessuale, dice il ministro, che aggiunge è solo una battaglia ideologica. Non siamo rottamatori, vogliamo ricostruire l'Italia, così i giovani esponenti del PD a Bologna per l'iniziativa Il Nostro Tempo, organizzata da Pippo Civati e Deborah Serracchiani. Non ce l'ha fatta la bimba nata il 6 settembre all'ospedale di Bentivoglio con gravi lesioni cerebrali, la piccola è morta questa mattina, per i 4 medici indagati l'accusa ora è di omicidio colposo. Il calcio, Bologna in campo domani sera contro la Lazio alla ricerca della prima vittoria al Dall'Ara. Per il basket, super sfida dal sapore antico tra Milano e Virtus, match trasmesso in diretta esclusiva su ETV a partire dalle 18. Con questo è davvero tutto, il nostro telegiornale si chiude qui, grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata.